Oggi vi racconterò di volti sorridenti, allegri, non patinati, volti comuni, imperfetti nella loro semplicità, in cui chiunque potrebbe riconoscersi. Vi sembrerà strano inizialmente perché sono storie di infortuni, incidenti, malattie che specialisti di altre strutture avevano definito incurabili, ma che tutte porteranno ad un lieto fine. Sempre storie comuni che diventano straordinarie perché intrise di speranza e fiducia, sentimenti in cui chiunque può riconoscersi. I racconti che ascolterete oggi sono un estratto delle tante testimonianze raccolte presso l'ORAS, l'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza, in provincia di Treviso. Oggi siamo in compagnia di Valentina e di Omar. E, come abbiamo detto, da dove si poteva partire, se non dall'amore? E per uno che ama il teatro come me, gli dedico questo sonetto di William Shakespeare. Dovrei paragonarti ad un giorno d'estate? Tu sei ben più raggiante e mite. Venti furiosi scuotono le tenere gemme di maggio e il corso dell'estate ha vita troppo breve. Talvolta troppo cocente splende l'occhio dal cielo e spesso il suo volto d'oro si rabbuia e ogni bello talvolta da beltà si stacca, spoglia dal caso e dal mutevol corso di natura. Ma la tua eterna estate non dovrà sfiorire, né perdere possesso del bello che tu hai, né morte vantarsi che vaghi nella sua ombra, perché al tempo contrasterai la tua eternità, finché ci sarà un respiro ad occhi per vedere, questi versi avranno luce e ti daranno vita. Valentina, cosa ne pensi? Vogliamo parlare dell'amore? Beh, che dire? Io mi ritengo veramente una persona molto fortunata, perché avendo trovato Omar ho capito veramente cosa vuol dire trovare la persona adatta a me stessa. E non avrei saputo descriverlo prima, invece avendolo conosciuto l'ho capito, e questo lo dico perché è una cosa che abbiamo fatto crescere insieme, cioè un amore che non è partito proprio così a gonfie vele, un amore un po' pieno di paure all'inizio, di difficoltà, cioè non è stato conoscersi un prima dell'incidente che uno dice vabbè, ma cosa vuoi, è successo, e dopo ci pensi cosa devi fare. Noi ci siamo conosciuti che lui l'incidente l'aveva già fatto e quindi eravamo già di fronte alla situazione. Perciò lì abbiamo cercato di guardare oltre e di dire bene, ma quindi? E pian pianino abbiamo iniziato a conoscersi ed è stato meraviglioso perché ci aiutiamo in tutto, ci sosteniamo un sacco, siamo innanzitutto tanto amici e dopo tutto quello che sta dietro, insomma. Caro Omar, nelle nostre storie troviamo sempre un ardimento, l'amore, in questo caso ha bisogno di grandi spazi e Valentina è stata molto efficace nel raccontarlo. Un vero viaggio di scoperta non è cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi. Questo ci avrebbe consigliato Marcel Proust. Oh, il viaggio è un bagno di umiltà. Ti rendi conto di quanto è piccolo il luogo che occupi nel mondo? Questo ce l'avrebbe detto il nostro poeta Gustave Flaubert. I sentieri si costruiscono viaggiando. Questo invece ce l'avrebbe suggerito Franz Kafka, ma più di tutti avremmo dovuto ascoltare Voltaire. È ben difficile in geografia come in morale capire il mondo senza uscire di casa propria. E tu, Omar, hai deciso di investire in un progetto che si chiama Easy for Me. Ce lo puoi raccontare? Easy for Me, abbiamo trasformato un sogno in movimento in un viaggio senza barriere, dimostrando che con determinazione e innovazione ogni destinazione è accessibile. Uniti da noi per rendere l'Italia e l'Europa più inclusivi un chilometro alla volta. Abbiamo creato questo nuovo progetto, Easy for Me, pensando a quelle che sono le mie necessità. Da sempre mi piace vivere, quindi mi piace viaggiare, ma ho purtroppo negli anni riscontrato grandissimi problemi per quella che è l'accessibilità generale.
anche di grandissime strutture, non ultima il mio ultimo viaggio di nozze con una delle più grosse compagnie, del quale non farò il nome, da crociera, dove non ho trovato purtroppo il bagno accessibile. Quindi era da tempo che ci bazzicava l'idea di acquistare o poter magari inizialmente trovare un camper a noleggio, ma non siamo riusciti a trovarlo, pertanto ne abbiamo costruito uno ad hoc per quelle che sono le mie necessità base. Quindi mi porto in giro per il mondo quelle che sono le mie necessità: il bagno, dormire e guidare. Durante quest'anno, speriamo possa essere anche di più, io e mia moglie vogliamo girare l'Italia e l'Europa. E l'obiettivo finale sarà quello di creare un'app che possa essere più virale possibile, quindi non punti ad essere sviluppata o fatta solamente da persone con disabilità, ma anche da chi vive questo mondo a stretto contatto, comunque ha degli amici o quant'altro. Grazie ad Omar e a Valentina per la vostra preziosa testimonianza, ricca di speranza ed umanità. Nel prossimo racconto abbiamo deciso che in questo mondo inflazionato di supereroi era necessario un fatto di cronaca, un episodio surreale da contrapporre alla perfezione e all'invincibilità. Un essere umano con le sue paure davanti all'ineluttabile. Questa è la storia di Pietro. Ciao, sono Pietro. Cosa ti racconto di me? 4 anni fa, in giardino, a casa, mia famiglia. Belli, stavamo giocando, scherzando, vivendo la nostra vita magnifica, sono caduto come un imbecille, da una maca, 50 centimetri di altezza da terra. Mi sono rotto l'osso del collo. Raggi, intervento d'urgenza in ospedale, 14 ore di intervento. Dopo X tempo mi sveglio, l'unica cosa che muovo è il collo. In quel momento non ho pensato a niente. Il mio secondo pensiero è stato: se la mia vita futura deve essere questa, mi faccio portare in Svizzera da mia moglie e saluto tutti. Il buon Dio mi ha voluto bene. Mi ha dato tanta forza, la mia famiglia mi ha dato moltissima forza. E durante il mio cammino in ospedale non ho trovato infermieri, OSS. Ho sempre trovato delle persone speciali. Sembravano essere mandate là da un disegno per darmi un aiuto, per darmi una forza, per darmi dei nuovi sentimenti. E questo mi faceva pensare. E tutti i giorni vedevo quel sorriso nuovo, quella parola nuova, quel caffè fantastico che una dottoressa che non conoscevo mi ha portato dopo 15 giorni, il caffè più buono della mia vita. Cara, che bel sorriso aveva quella dottoressa, fantastica. L'infermiere che mi raccontava tutto di sé, non lo conoscevo però mi sembrava conoscerlo da sempre. Un po' alla volta ho imparato a metabolizzare quello che mi è capitato. Non avevo nemmeno il coraggio di vedere la mia famiglia, di vedere mia moglie. Sono riuscito a vederla, a sentirla dopo 15 giorni. La cosa più bella che ho visto. Non ho mai versato una lacrima. E il tempo passava, il tempo passava. Il tempo passava finché un bel giorno mi hanno levato il respiratore dalla bocca. Quello per me è stato il più bel regalo che mi hanno fatto. Ho cominciato a respirare da solo. Ho cominciato a respirare da solo. La cosa più naturale, che noi pensiamo la cosa più stupida, quella di respirare, io ho cominciato a respirare da solo. Il tempo è passato, bene, mia moglie veniva a trovarmi col suo sorriso e la sua forza cara, con le sue lacrime, e dopo X tempo mi hanno portato in reparto dell'ospedale. Brutto periodo. La settimana dell'ospedale è stata la peggiore in assoluto. Perché? Perché non facevo niente. Non facevo niente, finché un bel giorno mi hanno detto: domani verrai trasferito in centro riabilitativo. Grande conquista. Al mattino arriva l'autoambulanza, mi caricano dentro, direzione Motta di Livenza. L'autista dell'autoambulanza mi fa: cavolo, a Motta di Livenza ti portano, preparati, che là ti faranno morire ma ti faranno rinascere.
Non vi nascondo che a distanza di 4 anni, Motta di Livenza per me è stata la mia seconda gestazione. Ho imparato a parlare, a camminare, a sorridere, a vivere, a fare la cacca anche, a mangiare. Tutte quelle cose che noi diamo per scontato sulla vita le ho imparate a Motta di Livenza. Mia moglie mi ha dato una forza, tutti i giorni lei era presente, un aiuto che... E non vi nascondo che io questa non ho mai pensato fosse una disgrazia, no, le disgrazie sono delle altre cose. Questa è stata una prova che ti capita sulla vita, una delle tante prove, forse questa è una di quelle più difficili. Che cosa servono le prove? Le prove devono essere fatte per essere superate, non da soli, insieme. Insieme si può fare di tutto. Quando sono arrivato, un medico della struttura, un bravissimo medico, mi ha detto: tu sei qua con noi, ricordati, tu ti devi fidare e innanzitutto affidare a noi e vedrai che insieme ce la faremo, insieme noi ce la faremo. Sono molto felice di averti incontrato, Pietro. Attraverso l'ascolto di questa storia mi è possibile stabilire una connessione emotiva con il pubblico, raccontando difficoltà e paure, ma anche il successo che ha avuto come protagonisti la tua famiglia, i tuoi amici e tutto il personale sanitario. Continua così, Pietro, e continua a cantare e a suonare come solo tu sai fare. Il prossimo episodio è una sfida ciclopica per l'intensità e per l'argomento trattato con delicatezza e lucidità da Cristina, una sorella che diventa assistente sociale, madre, amica, consigliera di Danilo, un fratello che compie un gesto estremo che cambierà la sua vita e quella di chi gli starà vicino. Il 30 dicembre 2015 mio fratello Danilo decide di ingoiare tutte le medicine che ha in casa e per un istinto io il giorno dopo faccio in modo che qualcuno vada a casa sua perché abitavamo lontano e alla fine lui finisce il pronto soccorso e alla sera lo decretano in coma di terzo grado. Dopo un periodo di più di 30 giorni di rianimazione, Danilo viene dimesso dalla rianimazione perché di fatto sta tornando dal coma, esce dal coma e è in stato vegetativo, ma l'ospedale in cui si trova non lo accetta in riabilitazione, per cui viene parcheggiato in una medicina dove il suo letto non era neanche abbastanza lungo per lui. In questa situazione abbastanza disperata, i miei genitori, sapendo di Horace a Motta di Livenza, si recano a parlare con il primario e Danilo viene ricoverato al reparto di gravi cerebrolesioni acquisite dell'Horace di Motta di Livenza. Siamo a metà febbraio del 2016. Io sono Cristina, sono sua sorella, ho 64 anni e quasi da 9 anni mi occupo di Danilo, che invece ne ha 55. Horace per me è stato per un anno, perché Danilo è stato dimesso a fine gennaio 2017, diciamo così, il luogo dove ho trascorso giornate intere almeno 3 volte a settimana, ma soprattutto è stato il luogo dove io arrivavo, cercavo di capire cosa stesse succedendo a mio fratello, cercavo di capire tutto quello che potevo capire, sono entrata in un mondo che ignoravo, dove non c'era bisogno di prendere le pastiglie per andare in coma o per diventare disabile, ma potevano esserci grandi sfortune, essere presi sotto in bicicletta, un'operazione chirurgica sbagliata, una caduta accidentale, per cui le persone da una vita normale si trovavano catapultate in un mondo dove dovevano imparare, capire, dovevano curare, a fare i conti con una propria disabilità fisica e non solo. Danilo ci ha messo 7 mesi a dire la prima parola e la prima cosa che ha detto non è stata una parola, ma è stata un'intera frase. E poi a settembre ha cominciato ad aprire gli occhi. Danilo è stato preso in carico da una
da un'equipe che io non è retorica, non finirò mai di ringraziare per quello che hanno fatto per lui, per quello che hanno insegnato e hanno fatto per me. E io credo di essere molto competente sulla vicenda, su una vicenda di cerebro lesione acquisita, grazie al team dell'Horas di Motta di Livenza, al tempo che loro hanno dedicato a me, oltre che a Danilo ovviamente, a tutto quello che hanno voluto insegnarmi, dandomi l'idea che il mondo avrebbe potuto essere pronto, avrebbe potuto riaccogliere una persona come Danilo, che però era una nuova persona, era la stessa persona ma anche nuova. Io dico era una nuova creatura, è una nuova creatura, perché è fuori dagli standard, non si può standardizzare, nessuna persona si dovrebbe standardizzare, ma la particolarità di una persona come Danilo proprio non è possibile standardizzarla. Allora, ma è un mondo che a me mi ha reso una persona migliore e non è un giudizio morale, è un fatto molto concreto e quotidiano. All'Horas io ho vissuto giornate intere con un team che mi ha stimolato a mettere Danilo in contatto con il mondo non ospedaliero al più presto possibile, a fargli sentire i rumori, gli odori, il vento, il clima, la temperatura, il sole, la pioggia, stimolandomi a accompagnarlo per come era possibile nel mondo. Danilo si è svegliato con una grave disabilità fisica, oltre a quella ai danni cerebrali, che per esempio non gli permettono oggi di usare i pollici, che non gli permettono di mobilizzarsi da solo. Però all'Horas io l'ho visto verticalizzato e sarebbe stato bellissimo se fosse stato possibile continuare a verticalizzarlo, perché sapete, un corpo seduto in carrozzina non sta bene, perché non è fatto per essere seduto in carrozzina. Tutti i nostri organi interni, non solo i polmoni, hanno una condizione innaturale, mentre essere verticalizzati, oltre a permettere di respirare più a fondo, così riporta il corpo alla sua natura originaria. Ma quello che anche all'Horas mi hanno insegnato è stato a capire che ci poteva essere una vita non compromessa, cioè vivibile, anche soddisfacente, nonostante le gravi carenze fisiche e anche quelle cognitive. E mi hanno insegnato, perché tuttora io porto avanti questa linea per me fondamentale, a cercare la qualità della vita, non del corpo di Danilo, ma della persona e dunque dell'insieme. Mi hanno insegnato però anche cosa vuol dire curare il corpo, curare Danilo e gestire, aiutarlo in quello che lui non poteva fare e che non può fare tuttora. Quindi per me, devo dirvi che a un certo punto, nonostante io fossi completamente ignara di quello che può capitare cadendo da un marciapiede avendo una cerebrolesione, un trauma cranico e non solo intossicandosi di farmaci, c'è stato un certo punto in cui io arrivavo lì e mi veniva una gioia, perché io ho conosciuto un sacco di persone, sia tra le persone ricoverate, sia tra le persone che volevano bere alle persone ricoverate, un sacco di storie. Il clima che ho vissuto lì dentro è stato un clima di, non tutto rose e fiori ovviamente, però anche un clima di un'umanità superiore a quella che conoscevo prima, cioè un senso dell'umana solidarietà, del mutuo aiuto,
della comprensione, dell'empatia, come si dice adesso, che è assolutamente superiore a quella che io conoscevo. Teniamo conto del fatto che io, occupandomi di arte, di teatro, avevo una sensibilità, probabilmente, ho una sensibilità, probabilmente, diciamo così, più sviluppata verso alcuni aspetti dell'essere umano, ma posso garantirvi che per me è stato un viaggio, è stato un crescere e un conoscere un mondo, una realtà, un modo di essere, un modo di concepire la vita e l'esistenza che prima non avevo. Io questo lo attribuisco a quell'anno, in grande parte, non esclusivamente, a quell'anno passato dentro Horace di Motta di Livenza, dove mi è stato possibile capire, conoscere, confrontarmi, dialogare, arrabbiarmi, non capire niente. Ma se vedevate in giro per Motta con un uomo alto 1,87 m in un catafalco che lo spingeva in giro per il paese, quella ero io ed ero felice di farlo perché sapevo che in quel modo stavo aiutando il team dei medici, il team sanitario, a aiutare Danilo. Grazie Cristina per questa tua testimonianza così coraggiosa, precisa e puntuale. E con questo noi siamo arrivati al termine di questo primo appuntamento e ci vorremmo salutare con questo piccolo aneddoto. Fin dall'antichità l'uomo ha utilizzato i miti e le storie per raccontare aspetti fondamentali del proprio essere. Le storie che sono diventati dei dispositivi potenti che permettono di stabilire un legame emotivo e profondo con il nostro pubblico. In questa audioteca emotiva che stiamo creando, il nostro obiettivo è quello di entrare in un ambito sanitario perché lo riteniamo uno dei più interessanti. Storie che sono possibili da raccontare con attenzione, con delicatezza, per emozionare, senza aver bisogno di spettacolarizzare.